cominciato con 15 vedove allora e adesso abbiamo circa 10.000 famiglie che dipendono su di noi. Operiamo in 10 distretti nel nord-est dell'Uganda. Due anni e mezzo ci siamo allargati e adesso siamo anche nel sud dell'Uganda, proprio nell'equatore sul lago Vittoria. Io ho iniziato con la produzione delle spezie, soprattutto peperoncino. Ho messo tanti anni per insegnare i contadini, anche addestrare gli agronomi per produrre bene questo peperoncino, arrivare a una qualità alta che possiamo vendere direttamente al mercato internazionale. Io vengo da un paese poverissimo, di una zona poverissima, allora volevo tornare a dare qualcosa. Ci voleva un programma che poteva far crescere tutta la comunità e l'economia. Allora la mia voglia è proprio stata anche dall'esperienza un po' delle cose che ho visto in altre parti del mondo. Quello che mancava era l'organizzazione, mancava gli strumenti, mancavano i finanziamenti, mancava l'accesso al mercato. Potevo mettere tutte queste cose insieme e arrivare. Sante Mamma vuol dire grazie mamma in italiano. Il logo a Sante Mamma è una testa di una donna, ma anche una mappa dell'Uganda. È una donna fiera di contribuire al suo paese, di contribuire alla gente, di aiutare la gente per promuovere le donne soprattutto. Questo è il mio scopo. Deve fare bene a chi lo produce, deve fare bene all'ambiente e deve fare bene a chi lo produce. Il mio sogno è che il nome a Sante Mamma diventa il nome che si trova in tutte le case, deve essere nella bocca di ognuno. Per Sante Mamma vuol dire grazie mamma e noi tutti apprezziamo. Mamma è la mamma, è il centro della famiglia e questa è la cosa, deve essere una cosa della famiglia.